questa è una situazione kafkiana, non è una situazione normale, perché è talmente imbrogliata che è difficile poterne venire a capo. Dobbiamo risalire come storia dal 2006 fino a oggi, perché, però più passa il tempo e più diventa difficile poterla sbrogliare questa matassa, perché ultimamente il Comune di Napoli ha deciso che questi locali sono di loro proprietà, che non è vero, quindi ci sono dei dirigenti, dei funzionari che non stanno facendo il proprio dovere. È logico che un assessore o chi per esso, trovandosi dei documenti che non sono veritieri, è logico che deve poi sui giornali dire Moroso deve andare via. Se chiude la Treves, si chiude una parte importante di Napoli? Io penso di sì, ma più che importante è un punto di riferimento per la cultura napoletana. Abbiamo visto che il Colonnato ha crepe e perdite d'acqua. In quanti anni tutto questo è accaduto? Perché non si è provveduto secondo le prime? Ma perché c'è l'incuria, cioè come un buon padre di famiglia non si vedono le problematiche giornaliere, si pensa solo ai grandi eventi e alle grandi occasioni per fare delle cose. Lì in questo caso ci sono i soldi, si mettono 3-4 persone che vengono pagate per fare il grande evento ed è finito. Però il lavoro giornaliero sia della cultura che della manutenzione della città non c'è proprio, non c'è, forse non c'è mai stato negli ultimi anni che io ricordo. Piazza del Plebiscito si può dire che era più affollata quando era un parcheggio, adesso che comunque è libera, è una cattedrale nel deserto. Sì, perché è stato facile togliere le macchine da Piazza del Plebiscito, ma il difficile veniva quando si doveva organizzare la riconversione del porticato come punto di riferimento culturale della città. Cosa potrebbe essere aperto? Ci sono tanti esercizi chiusi, c'è solamente la sua libreria e un bar, ma poi non c'è più niente. Cosa si potrebbe fare secondo lei? Ma secondo me si possono fare tantissime cose. Prima di tutto fare in modo che i locali che sono chiusi vengano dati in concessione gratuita per i primi 2-3 anni, perché qui sotto non c'è vita, quindi si deve creare questa vita e poi creare tante iniziative continue che possono portare alla frequentazione del porticato. Per esempio, si fa la mostra dell'antiquariato alla Villa Comunale, perché non si può fare sotto ai portici di Piazza del Plebiscito, che sarebbe una location più naturale per un tipo di lavoro del genere? Si possono fare delle mostre e tante altre cose. Io già feci due progetti per il Comune di Napoli, mi dissero che andavano bene e poi non è mai decollato. Il sindaco in campagna elettorale disse che i porticati di Piazza del Plebiscito sarebbero stati aperti e non chiusi, invece si sta manifestando il contrario. E questo è il mio cruccio, perché non solo, ma non vedo che una risposta in questo momento che ci siamo in difficoltà, che non si capisce veramente qual è la situazione, perché non è semplice riuscire a spanare la matassa che si è creata in questa situazione. Però lui fino adesso non risponde. Siamo in piena campagna elettorale. Che cosa si aspetta dai politici? Verranno tutti quanti a salutarle, a prometterle secondo lei? No, qua non devono promettere, qua devono fare e fare chiarezza prima di tutto, ma non solo verso la libreria Treves, ma per la cultura napoletana, perché sta morendo. È bello che si fanno i grandi eventi, benissimo, là ci vogliono i soldi, si investono i soldi, si prendono 3-4 persone e si danno anche 100.000 euro in 10 mesi per poter organizzare tutto. E poi che cosa succede? Finisce il grande evento e la cultura giornaliera dove sta? Chi è che la porta avanti? Io non vedo niente in questa città, niente.